In Italia, è brutto dirlo, bisogna che voi giovani prendiate coscienza, cioè io credo che voi, vabbè, non è che voglio incitare alla rivoluzione, però nel senso che quasi quasi dovreste farla in maniera non violenta, ma molto più, spingere molto di più, cioè essere molto più invasivi, spingere proprio le generazioni, ma non perché questo è naturale, perché io credo che la cosa più bella è quando convivono le generazioni, questa è la vita, ragazzi, non c'è alternativa. Se vi hanno raccontato cose diverse, sono tutte balle. Rimboccatevi le maniche, approfondite, impegnate, fare, ma non è che non esista più paradossalmente il talento, il problema è che non riesce a manifestarsi, cioè non c'è delle condizioni favorevoli affinché questo accada. Adesso questo non vuol dire che non ci sia talento, probabilmente non lo vediamo, probabilmente non lo riconosciamo, ma è altrettanto grave. Sì, il costume nazionale in realtà inizia un po' in maniera anche incosciente. Io, come dicevo, ho studiato in realtà alla Accademia Bella di Milano, dove ho fatto scultura, e poi da lì sentivo l'esigenza di fare un'esperienza estera. Io sono una testa indipendente, mi piace finché posso esserlo, e ho continuato nella mia autenticità. Questo per segnalare un altro aspetto importante per voi, che la parte, diciamo, in cui secondo me veramente si mette in gioco se stessi e si esprime la propria autenticità, che va dalla parte creativa fino alla parte, diciamo, proprio che comprende la visione poi di quella della propria vita, secondo me è più facile avvicinarsi al successo ed essere coerenti ed essere riconosciuti. Poi per realizzare un brand globale, per resistere tanti anni contro, diciamo, dei colossi stratosferici come sono diventati, per questo bisogna avere comunque molta molta visione, molta forza e molta coerenza, perché solo se tu sviluppi la tua cultura, la tua sensibilità, la tua conoscenza, riesci a avere una visione integrata che può comprendere passato, presente e futuro. Ecco, io l'Italia del futuro me ne immagino così. La qualità vince nel tempo, cioè il concetto di qualità è un concetto, come dire, che appartiene veramente al nostro DNA, no? Come dicevamo prima, ne abbiamo già parlato, ci perne a ognuno di noi percepisce anche inconsciamente che vuol dire qualità. Noi perderemo tutte le battaglie nei prossimi anni se non capiamo che la qualità è uno dei punti di forza italiani, cioè non dobbiamo avere paura di fare qualità, anzi dobbiamo esaltare, esasperare in maniera radicale, diciamo, il concetto di qualità. Invece fare una piccola riflessione su quello che invece dove noi siamo deboli. Se voi pensate che negli ultimi 15 anni sono nati dei gruppi stratosferici come Zara, come H&M, eccetera, perché non siamo, come dire, noi non riusciamo a fare gruppo, noi siamo individualisti, non riusciamo a creare strutture, come dire, organizzate che funzionano. C'è sempre, come dire, manca la cultura della condivisione, ma c'è la cultura dell'individuo, che è un altro punto di forza. La ricerca dello stile è essenziale, cioè noi ci ricordiamo Fellini o Antonioni o Pasolini perché avevano uno stile, non perché erano bravi, cioè la bravura è un fatto, come dire, che è sufficiente a un certo livello, ma laddove tu vuoi bucare, laddove tu vuoi andare oltre, laddove vuoi parlare su tutti i tavoli, vuoi comunicare su tutte le lingue, devi comunicare un linguaggio che non ha parole, che non ha, come dire, spiegazioni, ma ha una percettibilità da parte di tutti. Ecco che allora, questo è un altro elemento fondamentale, si parla poco di autenticità e di stile, no? Cioè io ho parlato sommariamente dell'autenticità italiana e degli punti di forza italiana, ma poi all'interno di questa cosa ognuno deve cercare un linguaggio estremamente riconoscibile per chi vuole fare stile, e c'è possibilità e speranza, se no possibilità e speranza non ce n'è.